H&M, nel nuovo spot la venere nera Naomi Campbell. Per la nuova campagna della collezione autunno-inverno 2017-2018, il celebre marchio di moda low cost H&M ha scelto la migliore di tutte, Naomi Campbell. E lo spot è già un successo clamoroso. Lo spot karaoke ambientato a Tokyo. La top model più stratosferica di sempre nel video spot per lanciare la collezione autunnale ruba la scena alle colleghe decisamente più giovani e più cool, come la bellissima Adwoa Boa. Ma la venere nera non teme rivali e, vestita con un tailleur pantaloni con giacca a doppio petto indossata a pelle, dimostra di essere ancora la più elegante e sensuale di tutte. Lo spot è ambientato nella nightlife di Tokyo. Naomi e le altre modelle si muovono e cantano al ritmo di Vamp Rap, le cui parole scorrono sullo schermo, proprio come in un karaoke. La Campbell, che nel video indossa una parrucca corta, è stata molto felice di lavorare allo spot, che l'ha riportata a un periodo molto felice della sua vita e che le ha permesso di ricordare e omaggiare il suo grande amico George Michael. I vestiti indossati dalle ragazze sono molto glam, ma adatti sia per la vita di tutti i giorni che per le uscite serali, blazer dal taglio sartoriale, pencil skirt o abiti da cocktail, che saranno disponibili a partire dal 21 settembre, sia online che nei punti vendita H&M sparsi in tutto il mondo. Naomi Campbell, dal canto suo, si è detta entusiasta di lavorare alla campagna, Tokyo è sicuramente uno dei miei luoghi preferiti. Personalmente mi piace vestirmi con lo stesso styling del video, il blazer su misura abbottonato ma che lascia intravedere un po' di pelle, un buon equilibrio tra femminile e maschile. Molto apprezzata dalla top model, anche la scelta di usare modelli di età ed etnie diverse per la campagna, in modo da essere un punto di riferimento per tutti, senza distinzioni di alcun tipo. La più bella del mondo. Naomi Campbell, 47 anni portati divinamente, è considerata una delle indossatrici più carismatiche mai esistite ed è stata inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo. La venere nera, così come viene chiamata per la perfezione del suo corpo, non è solo modella, è anche imprenditrice, attrice, disegnatrice di lingerie. La top model ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta, non si è mai sposata ma da qualche mese sembra aver finalmente trovato la persona giusta in Luis Carey Camilleri, ricchissimo uomo d'affari egiziano. Prima del miliardario, Naomi aveva avuto diverse relazioni con uomini dello spettacolo o dell'imprenditoria, dal miliardario russo Vladislav Doronin a Flavio Briatore, dagli Schreiber a Cola Luco, da Michael Fassbender a Bradley Cooper, dal rapper Usher al bassista degli U2 Adam Clayton. Ora sembra felice accanto a Camilleri, incontrato durante le gare di Formula 1, di cui entrambi sono appassionati. Chissà che il miliardario di origine maltese, che ha già un matrimonio e tre figli alle spalle, non riesca finalmente a far compiere il grande passo alla bella Naomi. Di sicuro, con un patrimonio di oltre 150 milioni di sterline, c'è da star tranquille per tutta la vita.